E salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Son Goku Basara Samurai Heroes con questa odiosissima Tsuri Hime, questa ragazzina qua che odio veramente. Almeno quando l'affronto è sempre un gran piacere ammazzarla, veramente. Ok, allora andiamo da Kanbei Kuroda. Lasciate like, raga, mi raccomando, e iscrivetevi ai miei tre canali. Ovviamente questo, poi il mio secondo canale Mattia Vlog Sado, il mio terzo canale Mattia Creep Game So, e anche sui miei social Instagram e TikTok che trovate qua. Quindi, via. Is this where the badger is? Si trova qui il tasso perché lei chiama tutti in modo particolare. Lui, tasso. Più che un tasso è una talpa, secondo me, visto che sta in queste miniere. I didn't expect to see you here in a cell like this. Una frana, ok. Uno che raga piccolo aggiornamento. Stavo dicendo, piccolo aggiornamento. Allora, nei giochi che sto traducendo per portarli sul canale, tra cui Warriors Orochi 3, ecco, ho deciso che siccome posso fare tutta la saga da il primo al secondo, posso fare dalla PSP, dall'emulatore. Ho deciso che prima tradurrò quei due e li porterò sul canale, oppure porterò il terzo direttamente. Anzi, ma vediamo comunque. A parte questo, sto anche traducendo anche altri giochi da portare sul canale, come Magica Madoka e aspetta, cosa che era? Ah sì, All Stars Warriors. Sapete, quel gioco con tutti quanti i personaggi dei vari giochi, tra cui c'è Nioh, c'è Samurai Warriors, Dynasty Warriors e poi chi altro c'è? Ah sì, poi c'è Ninja Gaiden, Dead Alive. Oh, poi ci sono anche altri personaggi che, vabbè, non conosco i giochi o anime. Vabbè. Comunque ci sono vari personaggi di altri giochi da usare in All Stars, che è veramente un bellissimo gioco. Che ci sono abbastanza. Sono abbastanza ossessionato da platinarlo, perché ci sono vari finali. Vabbè, poi a parte questo, porterò anche sul canale Mega Nation Neptunia, che anche quello lì devo tradurlo. Quando lo porterò sul canale, lo farò.
Vabbè, non lo so. Perché pensavo magari di portare i primi di Mega Knight e Neptunia. Perché io quello della dimensione zero lì, come si chiama? Se avete presente. Quindi non è il primo della saga. Quindi se è possibile vorrei portare il primo Mega Knight e Neptunia. Ecco. Vabbè, qui ci sono i crolli, che balle. Thank you for waiting. I'll take care of it. What a great mustache! It makes you look dignified. Comunque, parlando dei giochi che devo portare, che devo tradurre. Now and forever. Tra questi c'è appunto anche la saga di Yakuza. Che anche quella lì porterò sul canale. Che al momento i giochi di Yakuza ho lo 0, ho l'1, il 2, il 3 e il 4. E poi ho anche Like Dragon. Vabbè, non. Che non c'entra nulla con la serie di Yakuza più o meno. Perché diciamo i giochi di Yakuza che contano sono quelli dove c'è Ryu e basta. Se non c'è Ryu non è uno Yakuza. Ma lo porterò anche quello lì prima o poi, anche con Judgment. Ma come sapete, per adesso finisco le serie che sto portando, come questa che è lunga. Siccome ci sono vari personaggi, varie strade, vari finali. E io ho intenzione di portarvi tutto, ma vabbè, poi ci sono vari eventi come il risveglio di Nobunaga. Ovviamente metterò anche un sondaggio per quale personaggio voi volete che io faccia Nobunaga, oppure tutti quanti. Ovviamente lo scontro con Nobunaga potete andarlo subito a vedere, se volete vedere com'è, nel mia playlist il boss dei videogiochi, che Nobunaga appunto è stato uno dei primi che ho fatto sul canale quando ho iniziato la rubrica. La migliore rubrica che ho sul canale. Vabbè, poi sapete che c'è anche quella del boss live del canale. Comunque ho deciso che alcune battaglie boss che faccio su Twitch le faccio poi, le carico qua direttamente. Siccome il live si vede molto più bene che dalla PSP alcune battaglie. Vabbè, sono migliori comunque, sì, dai, non si può, questa cosa non si può smentire. Che farò su Twitch. Ma comunque le caricherò come battaglie boss nella rubrica appunto quella normale, non quelle live, anche se è fatto in live. Ma è come registrare con la PSP, quindi valgono. Perfect!
E tanto poi su Twitch nessuno di voi viene a, non so, farmi compagnia quando non registro appunto per le serie, che gioco per conto mio così. Ma si sa che voi siete delle brutte persone, che io porto dei bei gameplay. Io questo non me lo merito, però ti posso fare qualcosa in merito? No, non ti posso fare niente. Anche se voi non mi seguite, non è questo che importa di più. Siccome, a parte quello con degli amici qua su YouTube, per i miei video, e ci sono riuscito con poco, cioè ho riuscito a farmi al massimo due amici, solo due, che non lo sono tanto. Perché io quando finalmente io trovo qualcuno con cui fare amicizia, essere amico, giocare insieme, va a finire che poi quell'amico ha dei problemi tipo di connessione, che lui anche ha un canale che però non fa video assolutamente, ma dice sì, li porto i video, sì, ma non li fai mai. Poi l'altro dico cose io, non voglio, però non mi sto riferendo a qualcuno in particolare, anche se da quello che sto dicendo chi è amico mio qua lo capisce di chi sto parlando. Mi sto riferendo a lui. Stavo dicendo che poi, a parte questi problemi, c'è anche che non vuoi giocare a un determinato gioco, che ma solo per divertirsi, ecco, anche questo è sbagliato, siccome si può giocare di più in coppia, non importa se il gioco fa schifo, non è bello, non vi piace, lo devi scaricare comunque per amicizia. E raga, credetemi, io in quanto amicizia ne so più di tutti, più per le delusioni, ma tanto a essere deluso degli amici io ci sono abituato. Beh, ovviamente anche chi mi sta seguendo adesso, chi sta ascoltando, avete anche voi avuto questi problemi di comunicazione con i vostri iscritti che o amici, cioè questi qua che siete diventati amici. Non so se è una cosa che capita spesso nella vita, o ci vuole proprio la fortuna di trovare amici così, non so, fedeli, onesti al primo tentativo. Perché raga, io fra lealtà e onestà, fra le due cose preferisco la fedeltà, ecco. Se devo, sinceramente, ditemi voi raga nei commenti che cosa preferite in un amico, la lealtà o l'onestà, se non rispondete sul sondaggio che metto sulla community. Sì, lo so, sembra che a me debba finire sempre così. Sono certo che le cose andrebbero meglio se solo non avessi questa dannata roba ai piedi. Ho un sacco di rabbia repressa che devo tirare fuori. Sei solo tu qui? Meglio che ti prepari.
yourself. Meglio leggere, magari poi non si vede la scritta. Tu hai... vabbè, si legge, dai. Vai, 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 vai. An innocent girl such as yourself will no doubt fall prey to the many predators out there. I think you underestimate my ability. They will lie and cheat and con you till their dying breath. You really believe you can outsmart them? Beh, non ha torto, eh. You couldn't even outsmart a little girl. Why must they always be so unkind to you? Allora, per chi non avesse letto bene, ha detto che meglio che non si fate ingannare dalla gente, ci sono predatori che se ne approfittano di lei, lei non è d'accordo. E in pratica è con la convinta. Aiuto, attacco tornado. Beh, mi sono allontanato, non è che sto lì a farmi beccare come un idiota. No, comunque quanto vorrei portare anche sul canale i primi giochi di Son Goku basati a Heroes. Ma purtroppo non posso. Perché appunto la sono in giapponesi sulla versione PS Vita. PS Vita, PSP. Colpo finale. Aia. Perché la frana è a fare lui, il ninja con le piume nere. Sì, è per te, leggi. That is a very weird guy. Sì, è abbastanza strano che poi non parla mai. Comunque veramente non è chiaro se... Ok, lei è molto infatuata di lui. Ma lui, comunque, non parla chissà per quale motivo. Non è chiaro se anche lui ricambia o non prova proprio niente per lei, però la tratta bene. Ma... So, the one who came to suppress the beast, the Thunder King and the Badger was none other than the Oracle. How amusing indeed. Lord Yoshitsugu! The letter you requested is ready. Deliver the letter to that naive young maiden and present it with words as sweet as she. Ecco, parlando di predatori che se ne approfittano, lui è il primo. Ok, questa cosa mi ha sorpreso, che devo che Tossi non l'avrebbe perso. Sì, sicuramente. È completamente persa. Vabbè, in pratica ha detto che è stata salvata di nuovo, che molto probabilmente il ninja la stava osservando segretamente, che era lì per lei, il ninja del crepuscolo, così lo chiama. Mi scuso con questa luminosità, ma il sole rompe. Vabbè, sono io a leggere. Beh, comunque la prossima destinazione è il castello di Mitsunari Ishida, a quanto pare. Allora, vediamo un po' l'equipaggiamento velocemente.
Perfetto. Non ho ancora nessuna mossa bella. Ah, quella dell'arco me l'ho dimenticata. Dimenticato. Aiuto. Ok ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!